Nuova donazione del Calcit all'ospedale San Donato di Arezzo ed in particolar modo in occasione della giornata di ecoendoscopia. Da domani in poi si inizierà a dare avvio a un servizio che fino ad oggi ad Arezzo non c'era, e questo permetterà a tanti pazienti appunto di curarsi qui ad Arezzo e non andare al giro per la regione o addirittura fuori regione. È stato infatti donato un innovativo ecoendoscopio, uno strumento diagnostico che permette anche di effettuare attività operativa su patologie benigne e maligne dell'apparato digerente, in particolare nell'ambito bilio-pancreatico. Cioè, lo strumento è costituito simile a un gastroscopio, che però ha nella punta una sonda ad alta frequenza che permette di fare un'ecografia nelle vicinanze del viscere, definendo quelle che sono le sue caratteristiche. Allora, lo strumento viene utilizzato in molteplici patologie. Le classiche che utilizzo sono sulla patologia neoplastica, ma anche sulla patologia benigna, soprattutto del pancreas e delle vie biliari, che sono patologie in netto incremento. Pensiamo che il tumore del pancreas diventerà a breve il secondo tumore più frequente dopo quello del colon. E pertanto, per dare dei numeri anche molto concreti, circa 200 persone nell'anno 2020 si sono dovute recare in altri centri per fare questo, diciamo, esame strumentale che da oggi potrà essere fatto qui al San Donato.